Cari amici, buongiorno, o meglio ancora pace e bene, proprio pace oggi bene, ci vuole oggi proprio, fa... perché ecco il tempo non è proprio dei migliori, però abbiamo voluto vivere anche questo momento, diciamo un po' fresco, con un po' di vento, in un luogo particolare, è un campo di... Salicornia. Salicornia, ecco ciò che io ho in mano, questi, come li possiamo chiamare? Sono asparagi di mare. Asparagi di mare, che sono dei piccoli arbusti, che sono delle... Sì, è un'erba. Un'erba. Sì, un'erba. Ecco, un'erba che cresce, ecco, in questo spazio particolare. Sì. Che Francesco ci spiegherà un po' le caratteristiche di questo terreno, ma anche di questa pianta. La salicornia. Salicornia già di per sé stesso il nome. Già, è perché sale, perché è già salata. Tant'è vero che quando viene cucinata non viene mai aggiunto il sale, perché è proprio già salata di natura. E spieghiamo anche perché. Perché nasce su dei terreni dove cresce solo questo tipo di pianta. Se voi guardate vieni. Alle nostre spalle non c'è altra erba, ci sono solo loro, perché vi faccio vedere in questa terra, guardate che terra che c'è qua, è una terra nera quasi, probabilmente questa era terreno vulcanico, sembra era probabilmente il letto del lago prima che venisse bonificata la zona. E quindi ha un'altissima salinità quindi solo la salicornia riesce a crescere, e vedendo questa terra che in pratica è stranissima, veramente possiamo dire, vista anche la nostra trasmissione, laudato sì mio signore per nostra sorella madre terra che ci sostiene e ci nutre e porta molti frutti e fiori colorati ed erba. Ed erba che noi, ecco, nonostante o diciamo con la certezza che ci sono tante qualità di terreno. Certo, quindi noi viviamo stiamo sopra un terreno particolare, no? Con questa pianta, la salicornia, che possiamo dire non tagliamo la radice. Possiamo dire è un'erba che si mangia pure, sì, no? È commestibile. È una pianta endemica di queste zone salmastre, non solo di qua, dalle zone paludose praticamente. È ottima da mangiare, contiene moltissime proprietà. Sì. Ricchissima di minerali, è buonissima. E si può conservare, certo. Diciamo, certo. Come sott'olio o sott'aceto. Vogliamo dare le due ricette? Diciamo le ricette. Allora, sott'olio, come si fa, diciamo, più sul Gargano, perché non c'è la vecchia tradizione come c'era qui, quindi è una cosa un po' degli ultimi anni. Allora, quest'erba si fa bollire in 3/4 di aceto e 1/4 di vino, e per 3 o 4 minuti, se la raccogliamo a giugno, inizi di luglio. In questo periodo siamo al mese di ottobre, quindi sono proprio le ultime piante che si possono raccogliere, deve bollire almeno 7-8 minuti. Poi quest'erba, una volta bollita, si sfila. Adesso non ce l'abbiamo qua, però vi rende questa un'idea della... vi rende idea questo qui. E in pratica ha un'anima legnosa che viene poi buttata, viene scartata, sembra un alberello di Natale. Sopra ho lasciato la parte verde, che è quella commestibile, mentre la parte legnosa deve essere scartata.
Quindi una volta sfilata si mette nei barattoli, si copre di olio, poi ci si può aggiungere L'aglio. aglio, peperoncino, menta, e si copre di olio e si conserva. Mentre invece in queste zone nella ricetta loro lo fanno bollire in metà acqua e metà aceto e poi sempre dopo averla sfilata la conservano sempre nei barattoli però mettendo sotto aceto e quando la devono consumare la tirano fuori e la condiscono con l'olio di oliva Semplice che olio. abbiamo, semplice olio. Semplice olio, va bene, ma diciamo che questa è una zona dove si coltiva, non è soltanto Adesso si che coltiva, ecco. in tempi non recenti, nasceva vicino praticamente nelle prossimità del lago, Ho nelle zone capito. umide, dove c'era, perché questa è una pianta che cresce benissimo anche nell'acqua, Sì, non ha paura di niente, non ha ecco, paura. vedi, sì. E Cresceva lì, adesso quindi si sta diffondendo la coltivazione, pertanto si esatto. semina. E quindi per diciamo la differenza, non so, per esempio questa è verde verde, poi abbiamo qualche Perché c'è piantina qualche qui. pianta che è stata messa Vedi? di ritardo, a ciclo, Ah, ecco. per non arrivare a maturazione tutti insieme. Poi non Sì. doveva. E invece qui ci stanno Quando qualche, sta c'è terminando qualcosa. il suo ciclo, Quindi praticamente sta andando sullo a semi. Sta rosso. andando a semi. Quando diventa Fioritura e semi. rossiccia così, vuol dire che sta facendo il Il seme. seme, e Quindi quindi adesso. lì non la possiamo più raccogliere No, per no, no. conservarla, no? Non Quindi è serve solo più. serve per il seme Serve che per il voi seme. raccogliete, E poi lo risemina. custodite Nel e mese quindi di dicembre, cioè i principi di gennaio, si semina. si semina. E poi a Ecco. giugno si raccoglie. Da giugno a Bello. luglio, agosto, Quelli settembre, sono i mesi il miglior mese è il migliori. mese di giugno, quando la pianta è Giugno. in piena vigoria, Bella. giovane, bellissima. Non butti niente. Ha bisogno di molta acqua, quindi, questa pianta. No, perché sotto praticamente l'acqua c'è qui. Siamo in una zona paludosa che se battiamo i piedi si sente muovere Ah, è tutto. vero. Senti com'è. No, è Si difficile. muove. Quindi No, la c'è puntata su una abbondanza. chiatta. Siamo su una Diciamo che chiatta siamo anche vicino al a un canale. Il canale, canale basso si chiama, che basso. nasce dalle fonti di le fontane di Milena. Praticamente Milena. sì, dietro il Gargano, dietro Qui il Gargano Blu. ci sono alcune delle zone del Gargano che abbiamo visto qualche altra parte e ci sono delle sorgenti, diciamo, delle Qui è una sorgenti. zona ricchissima di sorgenti. Praticamente, se andiamo a controllare quando andiamo a vedere le foci, sono più di una e poi si convogliono, A tutti canalizzati con insieme, le ecco. forme che diminuiscono, con canaletti ricavati appositi. Sono stati conversi tutti quanti nel canale che fa il canale basso, che va praticamente al rimprovero, dove ci sono le pompe che vengono aspirate e buttate nel lago di Ah, Lesina l'acqua. ecco, Sì. perché poi quest'acqua serviva per irrigare, serve per Prima irrigare un po' i addirittura si campi, no? usava per fare la cucina perché salmastra è ricca di cloruri. Ah, quindi Si già faceva la era. cucina, sta dietro. Vi portiamo qui al nord del Gargano, dove possiamo trovare, è una cosa, sembra una cosa rara, delle sorgenti. Sì, anche sul Gargano ci sono delle sorgenti di acqua che danno possibilità a tante piante di venire su e di essere anche abbastanza rigogliose, perché anche qui le sorgenti sono abbondanti e sono anche caratteristiche. Ci sono delle sorgenti limpide, limpidissime, ci sono delle sorgenti anche quasi termali, se vogliamo dire, Come no? Che hanno questa. un calore nella natura, da dove sgorgano escono già calde. E quindi qui siamo proprio vicino a una sorgente del nord del Gargano, dove ecco, c'è anche abbondanza di Zanzare. zanzare e di altri insetti. E noi dobbiamo cercare di allontanarli un poco. Però ecco, volevo chiedere a Francesco, che è molto più pratico delle zone campestri di queste zone, appunto, quali sono le caratteristiche di queste sorgenti? Abbiamo, se vogliamo, conosciamo, no? Due sorgenti, Sì, due o tre, due o tre, due o tre San sorgenti, Nazaro, sì, che ecco. danno corso a dei piccoli fiumi che sfociano quasi tutti nel lago di Lesina. Questa è una sorgente particolare perché ha una temperatura intorno ai 32-33 gradi, Ah, per bello. cui veramente ci si può fare il bagno anche l'inverno. Mentre poi andremo a vedere anche un'altra sorgente,
quella del fiume Lauro, dove l'acqua invece ha una temperatura intorno ai 14-15 gradi. E sono tutte sorgenti che comunque escono proprio alle pendici del Gargano, tutte sul lato nord, perché sul lato sud purtroppo non abbiamo, siamo proprio asciutti completamente. Ci sono anche altre piante, no? Mentre venivamo qui vedevamo un po' di queste piante che crescono anche ai bordi della strada, certo, o dei sentieri, più che della strada, dei sentieri, no? E sì, possiamo, ecco, certo, ricordare anche di queste altre piante. La piantaggine, ecco, l'erba vaiola, ce ne sono tante, le bietole. Ho visto il cardo mariano, le bietole selvatiche. Le bietole selvatiche è un, sono, dove c'è l'acqua, c'è la vita. Natura, esatto, la natura diventa rigogliosa, certo, lustreggiante proprio. Sì, e questo è proprio una cosa bella, no? Che anche il nostro corpo, dicevamo qualche altra volta, che è fatta, insomma, di, la maggior parte del nostro corpo è fatto di acqua e non di liquido. Secondo... L'acqua è in parte di vino, visto anche la trasmissione. Anche quello fa bene, fa bene alla salute. E ci auguriamo che possiamo veramente vedere bene questo, quest'erba, che non cresce soltanto, diciamo, in questa zona, no? La salicornia si trova anche in altre, sì, zone. Sì, anche in altre zone, anche se non è in molte parti usata in cucina. Quindi... Però da noi c'è una buona tradizione, quindi sta potremmo bene dare anche delle buone ricette. Ecco, allora ci risentiamo a presto. Okay. Ciao, pace e bene, diciamo. E le zanzare girano intorno a noi. Dopo aver fatto una bella passeggiata al lago e aver raccolto la salicornia, siamo tornati a casa e vediamo un po' quali sono le proprietà di questa salicornia. È una pianta che cresce in un ambiente ostile, praticamente la sabbia che è vicina all'acqua salmastra del lago, se non proprio anche all'acqua marina. Quindi è una pianta molto ricca di minerali, in particolare sodio e iodio. Questo ne rende una pianta, tutto sommato, anche con una certa importanza da un punto di vista di reintegratore, perché magari, come sappiamo, esiste il sale iodato. In questo caso la salicornia può dare il proprio contributo nelle persone che hanno deficit di iodio a ripristinare i livelli di questo microelemento. Se consideriamo gli altri aspetti nutrizionali, effettivamente la salicornia non è particolarmente ricca di grassi vegetali, non è particolarmente ricca di carboidrati o proteine, perché ha un discreto contenuto in acqua e in microelementi. Quindi, diciamo, da un punto di vista alimentare non dà un grosso contributo, però lo può acquisire una volta preparata. Infatti, come possiamo vedere, la salicornia, fra i vari usi, viene generalmente condita con olio e aglio, che sappiamo sono due dei prodotti, degli ingredienti cardine più che altro della dieta mediterranea, e sulle cui, appunto, note e proprietà benefiche si sa già molto. Ecco, la salicornia condita con olio e aglio, oltre a essere gustosissima, acquisisce anche e completa le proprie proprietà nutrizionali. Quindi è gustosissima da mangiare a tavola ed è anche nutriente. Diciamo, siamo vicini a una sorgente, a una delle tante sorgenti che si trovano in questa zona del Gargano Nord. Io cerco di portare su un po' di crescione che si trova in questi corsi d'acqua, perché quest'acqua è veramente limpida e pura, perché sorge poco più avanti, no? E siamo qui, siamo venuti per prendere un po' anche la salicornia e ci siamo fermati vicino a questo corso d'acqua che... tra i vari corsi d'acqua che sono qui vicino c'è anche il Lauro, e quindi tante piccole sorgenti. Questa è una sorgente che si chiama nella zona di Posta Milena, che alimentano un po' dei canali
dai quali poi viene presa l'acqua, prelevata l'acqua per irrigare, ma che poi va a finire nel lago di Lesina. Ecco, e pensiamo, avevamo un po' così in gesta la cosa di come collegare, a quale santo collegare questa puntata. Qualcuno diceva San Lauro è una cosa molto bella, no, perché è collegata al nome della sorgente, però io penso che sia è bello anche in questi momenti, visto che siamo vicino al mare e siamo vicino ai laghi, collegare queste prime puntate a questi grandi santi, e tra questi San Giacomo e San Giovanni, due fratelli che con San Andrea e San Pietro erano soci, erano pescatori, stavano su un lago e quindi si sono incontrati con Gesù proprio facendo il loro lavoro di pescatori. Ecco, questi due fratelli che nel Vangelo vengono chiamati i figli del tuono, che avevano un carattere molto irruente, e sono i due fratelli che hanno vissuto dei momenti particolarissimi con Gesù, nell'orto del Getsemani, la trasfigurazione, la resurrezione della figlia di Gairo, tanti momenti veramente particolari che forse gli altri apostoli non hanno vissuto. E questo perché? Perché nel loro cuore c'era veramente un amore grande verso Gesù, verso il Signore, anche se restava sempre la loro umanità. Pensiamo che proprio in un momento particolare, ecco, questi due giovanotti si sono avvicinati a Gesù con la loro mamma e hanno chiesto: ecco, noi ti dobbiamo chiedere una cosa, maestro. E Gesù ha detto: beh, ditemi che cosa volete. Noi vogliamo che quando tu sarai nella tua gloria, quando tu diventerai potente, noi dobbiamo vivere, dobbiamo essere seduti, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù gli ha detto: è bello l'insegnamento che avete preso da quello che vi ho detto fino adesso, che dobbiamo essere servi, che dobbiamo essere generosi verso gli altri, che dobbiamo essere umili. E quindi lui ha detto: sì, voi potete vivere l'esperienza mia, no? L'esperienza del sacrificio, della passione, però poi stare alla mia destra e alla mia sinistra tocca a quelli che il Padre dirà. Quindi ecco, l'esperienza di stare con Gesù non sempre subito ci fa essere proprio delle persone brave, brave. Dobbiamo fare un nostro percorso, dobbiamo camminare e dobbiamo, ecco, vivere anche questo incontro con il Signore con la volontà di migliorare la nostra vita. Ecco, qui è molto bello. Ecco, ci ricordiamo anche il fico sotto il quale Bartolomeo è stato incontrato dal Signore, e un po' la voce va meno perché qui il tempo è umido, e però ecco, io vi lascio con l'immagine, il ricordo di questi due apostoli e anche con il ricordo di quello che possiamo trovare in questi spazi, in questi luoghi, come ecco questo crescione, ma anche altre piante acquatiche che sono veramente gustose, veramente saporite e buone per la nostra salute. Pace e bene a tutti voi. La voce è tornata in parte, ma vi saluto caramente. Allora, dopo aver ben lavato la salicornia, l'abbiamo fatta bollire per circa 10 minuti in vino, una parte e tre parti di aceto. E adesso bisogna sfilare, quindi togliere la parte commestibile dalla parte legnosa che poi verrà buttata. E Mario, il nostro grande Mario, esperto in salicornia ed altre conserve, ci fa vedere come si fa. È un po' dura, Mario, doveva Sì, cuocere è ancora un un po' po'? dura per il fatto che Forse è un po' tardi come il periodo. periodo, diciamo, Però non è la quale, diciamo, viene però buono lo stesso, verrà buono lo stesso. l'essenziale che, diciamo, che facciamo osservare, diciamo, come viene fatto Preparata. preparata.
In questo momento abbiamo finito, diciamo, il lavoro di pulizia, di pulizia, diciamo, della salicornia. Una volta poi fatto questo lavoro, riempilo, finisci di riempire tutto, ci abbiamo qui i condimenti che potremmo mettere: la menta, l'aglio e il peperoncino. Poi a seconda del gusto uno prepara in un modo o in un altro. Ecco. L'unica cosa che c'è da dire è che se si aggiunge uno di questi elementi, il barattolo poi va cotto a bagnomaria, perché se no c'è sempre il pericolo del botulino. Benissimo. Mentre invece, siccome l'abbiamo cotto una parte molto abbondante di aceto, anche mettendo l'olio per conservarlo solo con l'olio, non c'è bisogno di farlo bollire. Ecco, come abbiamo detto, si mette la mantuccia, quello che vogliamo, se no possiamo anche chiudere così e poi dopo, quando lo dobbiamo consumare, lo andiamo a condire con le essenze che a noi piacciono. Benissimo. La salicornia è pronta, la possiamo mangiare a Natale, l'anno prossimo, ma è buono anche adesso. Ottimo. Bene, cari amici, anche per la conclusione di questa puntata della salicornia, ci siamo rintanati in questo luogo che è, come vi ricordo, è una stanza della casa Landi, di questo nostro antico benefattore del 1500, che ci ha dato il terreno dove è stato costruito il convento. E solo la differenza tra la conclusione dei fichi d'India e questa è che abbiamo acceso il camino, perché incomincia a fare fresco e quindi è piacevole avere il fuoco, riscaldarci un poco, è vero? Anche perché per questa puntata della salicornia dovete sapere che siamo andati diverse volte nei luoghi dove si trova questa, dove cresce, no? Anche, diciamo, con la pioggia. Quindi, ecco, per raccogliere questa salicornia, insomma, ci siamo anche un po' inumiditi e adesso ci asciughiamo a conclusione. Ecco, voglio dire che abbiamo anche qualche altro esperto della salicornia che ci farà vedere un po' la conservazione di questa erba. Ecco, come, diciamo, messaggio spirituale, credo che sia molto bello ricollegarci a questi due apostoli, Giacomo e Giovanni, che veramente hanno donato la loro vita, no? Nella presentazione di questi due apostoli vi ho parlato un po' del loro rapporto con il Signore, il desiderio di essere dei posti privilegiati, e invece poi loro sono diventati veramente messaggeri della parola di Dio. E San Giovanni conosciamo come l'apostolo del Vangelo e anche dell'Apocalisse. E San Giacomo, ecco, vi voglio dire che oggi è stato riscoperto un po', anche perché il cammino di Santiago, no? Che è uno dei cammini belli che si fanno con tanta devozione, anche con tanta passione, no? Quindi c'è anche questo aspetto che caratterizza questi due santi. Quindi vi auguro che possiate conoscere ancora di più la loro spiritualità, ma soprattutto anche vi auguro di gustare spesso la salicornia, che fa veramente tanto bene al nostro organismo e al palato, dice Francesco, perché è gustoso e saporito. Bene, vi saluto caramente, pace e bene a tutti quanti voi e a risentirci presto.